progetto fantastico, un progetto che vede quattro tra i migliori filmmakers della scena torinese insieme ancora una volta per lanciare appunto Media Education. Sì. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a te, Giancarlo. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao. Passiamo adesso. L'esame! Es increíble cuánto nos gustan los macarones. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, un proyecto que llega de Italia, hecho por un grupo de estudiantes de ingeniería del cine de Torino. El proyecto se llama Media Education y es un proyecto de educación sobre los medios de comunicaciones. Pero vamos a entender un poquito más lo que estamos hablando. Il progetto si sviluppa su due fronti, un sito internet e un film. Il sito è un archivio multimediale che raccoglie, per i principali mezzi di comunicazione, materiali che spaziano dalla teoria sul linguaggio a tutorial pratici sul loro funzionamento. Il film è un giallo, che utilizza al suo interno una varietà di media, sfruttando i loro linguaggi e le loro tecnologie per raccontare una storia. Come di consueto, a noi delle cose che succedono nel mondo non ce ne frega un catamarano, tranne del tema di cui tratteremo questa sera. Questa sera tratteremo del progetto Media Education. Abbiamo qui con noi Pietro Formici, che oggi indossa delle bellissime calzoncini rossi. Pregherei un attimo il cameraman di fare uno zoom. Allora Pietro, come stai? Tutto a posto? Tutto bene. Perfetto. Allora, passiamo alla prima domanda di oggi. Qual è lo scopo del progetto Media Education? Beh, lo scopo del progetto è innanzitutto quello di mettere in pratica, realizzando sia il film che i video che poi andranno sul sito, tutte quelle teorie e le tecniche che abbiamo studiato durante i 5 anni di ingegneria del cinema. E nel fare questo ci sarà la possibilità di usare attrezzature professionali e di lavorare al fianco di professionisti e di aziende presenti sul territorio torinese. L'altra cosa fondamentale è che saranno coinvolti molti studenti all'interno del progetto Media Education, ognuno con le sue competenze. Le competenze andranno dal saper progettare una scenografia, alla programmazione del sito, all'utilizzo delle telecamere, alla post-produzione, audio, video, compositing, eccetera. Finito? Bello. Allora, passiamo alla seconda domanda. Puoi spiegare più esattamente che tipo di materiale conterrà il sito e quale sarà il loro valore didattico? Certamente. Si la fuente fundamental del poder es construir el significado de lo que vivimos en nuestras mentes, si mi mente construye mi experiencia, todos construimos la experiencia. Il medium è il messaggio. Meccone. È banale. Il medium influenza il messaggio. La forma influenza il contenuto. Chiaro. Il contenuto influenza la forma. Chiarissimo. Cioè, il caffè influenzato dalla caffettiera. La caffettiera solo per influenzare il caffè. Non potrebbe venire un caffè uguale con un'altra caffettiera. Cioè sono la stessa cosa, si influenzano a vicenda. Vanno a braccetto. Ma come?
se è questo rumore. Sentiamo, sembra proprio il rumore del demoralizzatore. Sa, allora, demoralizzatore, vai con la tua domanda. Un film è un sito all'interno dello stesso progetto. Ma chi volete prendere in giro? Buffo. È una domanda interessante questa. Il mediometraggio è un prodotto a sé stante, un prodotto autonomo, ma è complementare al sito e rappresenta un po' una sfida, non solo per mettere in pratica le teorie, come ho già detto prima, ma anche per mostrarne il funzionamento, mostrare il funzionamento e le dinamiche dei media all'interno di un film che è un giallo, ma in cui i media sono proprio l'elemento che fa andare avanti la storia. Questo perché noi crediamo che la suggestione del linguaggio cinematografico sia molto efficace per far comprendere, anche se in maniera intuitiva, i meccanismi che stanno dietro al sistema dei mezzi di comunicazione in cui noi viviamo. Cool! Bene, abbiamo capito un po' meglio come funziona il progetto Media Education. Adesso passiamo all'intervista del regista del film in questione. È stata un'esperienza incredibile lavorare con Gino Caroldo in un film così particolare. La caratteristica fondamentale di questo film è questo intreccio, questo legame così forte tra forma e contenuto, che simultaneamente si condizionano. Infatti sono stati sfruttati i linguaggi mediatici più disparati e sono stati giustapposti l'un l'altro. Ed è proprio questo gap tra l'uno e l'altro che crea una tensione, una suspense, che è funzionale per lo scopo del film giallo. Ogni medium, infatti, fa vedere un particolare aspetto della storia che gli altri media non ti fanno vedere. Ed è incredibile questo gioco tra quello che vedo, quello che il medium mi permette di vedere e quello che vorrei vedere. Tutto questo scorrere di linguaggi differenti è unito da un investigatore immaginario che coincide con il montatore del film. La convergenza è quando un medium usa il linguaggio di un altro medium, cioè un altro medium sta nel primo medium e quindi questi linguaggi che sono convergono nello stesso mezzo, diciamo. Basta, finiamola qua. Basta. Il prossimo è Paolo Zanetti. Paolo Zanetti è in aula? Professore. La prego, si sieda. Qua bene? Sì. Allora, cosa le posso chiedere? Vabbè, io il primo capitolo, quello che mi è piaciuto di più. Mi parli della convergenza. Ecco, com'è? La convergenza. La convergenza. Ah, la convergenza. Allora, praticamente freddo è qua dentro, non è. No, la convergenza è praticamente quando dobbiamo immaginarci proprio dall'inizio, partiamo dall'inizio perché sennò poi uno si dimentica la fine. All'inizio praticamente proprio un mondo, proprio immaginiamo un deserto, comunque tutto permeato da una serie di media. Poi ovviamente ognuno di questi media, diciamo che ha come delle montagne, cioè come dei fiumi che vanno convergere appunto tutti nello stesso centro, e proprio immaginarci questo centro come una specie di una cosa comunque un po' schiacciata, no? Proprio una scatola comunque, no? Professor Scozzellaro, prego, prego. Ecco le carte da firmare. Grazie, mi scusi.
la cooperazione tra diversi settori dell'industria dei media e il migrare del pubblico alla ricerca di nuove esperienze di intrattenimento. Jenkins, in questo film. Grazie. Allora, signor Zanetti, dove eravamo rimasti? Professore. Posso ricominciare dall'inizio anche perché penso di non essere, di aver dato il meglio, se mi dico. Allora, per capire questo concetto bisogna un attimino partire da i media che attraverso il loro flusso vanno a coinvolgere diverse piattaforme, ma non solo, bisogna parlare anche della cooperazione. Cooperazione tra le imprese. Le imprese, ma quali? Quelle mediatiche. Le imprese mediatiche che in un certo senso lavorano insieme per creare una cosa poi unitaria. Lei si chiederà, finisce qui? No, non finisce qua. Non abbiamo colto ancora la convergenza perché, come in letteratura capita molto spesso, ci si dimentica del pubblico, delle persone semplici. Le persone di tutti i giorni, quelle che incontriamo al bar. Il pubblico che è sempre alla continua ricerca di esperienze nuove, ma soprattutto di nuove forme di comunicazioni efficaci che possono dar luce a esperienze indimenticabili. Bravo Zanetti.